Buonasera, esattamente 10 anni fa, il 6 di febbraio del 2009, la Repubblica Italiana viveva una delle sue giornate più convulse e per fortuna irripetibili. In mattinata c'era convocato il Consiglio dei Ministri, governo Berlusconi. Arrivò una lettera del Presidente della Repubblica, Napolitano, che metteva in guardia dalla possibilità, che era già quasi certezza, che il governo varasse, il Consiglio dei Ministri quel giorno, un decreto per ordinare coattivamente che venisse alimentata e idratata Eluana Englaro, la giovane che da 17 anni era costretta a un'esistenza vegetativa dopo un grave incidente della strada. Da tempo il padre combatteva una battaglia perché venisse posto fine a quella non vita, come lui la considerava, e come lei stessa, in occasione di una vicenda che aveva riguardato un suo amico, quando lei ancora poteva parlare, aveva detto che non avrebbe mai voluto percorrere come tratto di esistenza, non esistenza per l'appunto. Ma insomma, il governo aveva deciso che Eluana andasse comunque alimentata, forzosamente, al di là della volontà dei familiari, al di là delle scelte dei medici. E voleva che tutto ciò venisse ordinato per decreto. Il Presidente della Repubblica scrisse in quella lettera che non si poteva fare, che non avrebbe firmato quel decreto. Il governo andò avanti. In quella stessa giornata Napolitano non firmò, respinse appunto quel decreto, e allora il governo decise in serata di riproporre tutto questo come testo di legge urgente, un disegno di legge da far approvare entro 48 ore, 72 al massimo. Cioè, erano le 72 ore che distavano, la sorte ha voluto questo, proprio dalla morte di Eluana. 3 giorni dopo, il 9 di febbraio, mentre al Senato convulsamente si cercava di arrivare al voto su quel disegno di legge che sarebbe diventato appunto la legge che obbligava a alimentare forzosamente Eluana, la ragazza moriva in una clinica di Udine, là dove il padre Beppino aveva trovato il modo di farla ricoverare per arrivare alla fine di quella vita. Una storia terribile per chi l'ha vissuta, una storia drammatica che ha posto tutti, cattolici e laici o di altre fedi religiose, atei, di fronte agli stessi interrogativi: a chi appartiene la vita, dove finisce la vita, come finisce la vita e se vale la pena di andare avanti con una vita quando essa non ha nessuna delle attribuzioni normali di una vita cosciente. Ecco, quello è stato l'insieme di una battaglia di una famiglia, di un padre soprattutto, di associazioni e organizzazioni che gradualmente gli si sono avvicinate e di chi ha creduto di fare, nel rispetto della democrazia, la battaglia opposta, la battaglia per la vita di Eluana. Vogliamo ricordare stasera in uno speciale di Bersaglio Mobile che inizia adesso. Il corpo della ragazza, Eluana Englaro, nata a Lecco il 25 novembre 1970, figlia di Beppino e Saturna, studentessa di lingua all'Università Cattolica di Milano dopo un anno di giurisprudenza, è rimasto in un letto d'ospedale per 17 anni e 22 giorni, per un totale di 6.233 giorni, in uno stato di coma profondo dal 17 gennaio 1992, dopo un incidente da auto su una strada ghiacciata e lo scontro contro un muro che le aveva provocato un trauma encefalico e spinale. Nel referto medico si leggeva: frattura dell'osso frontale e frattura lussazione della seconda vertebra cervicale, emorragia nell'emisfero cerebrale sinistro e lesioni in diverse parti del cervello. 17 anni sono più di 3 lustri, quasi il tempo che un uomo impiega a diventare maggiorenne, 2 mandati e mezzo al Quirinale, più del lasso che c'è fra 4 Olimpiadi, i campionati giocati da Buffon con la Juventus.
Eluana li ha vissuti in uno stato vegetativo prima persistente e poi, dopo 2 anni, permanente. Il padre Beppino ha scritto in un libro: Eluana in questo stato non aveva alcuna percezione del mondo intorno a sé, non vedeva, non sentiva, non parlava, non soffriva, non aveva emozioni, aveva bisogno di assistenza in tutto e per tutto, veniva lavata, mossa, girata, nutrita e idratata da una sonda supportata da una pompa. In definitiva, si trattava di uno stato di morte relazionale. Beppino Englaro, sono passati 10 anni, ma per lei ne sono passati molto di più, praticamente sono passati 27 anni, da quando per lei in qualche modo Eluana non c'è più. Prima di parlare di questo però, cosa vuol dire umanamente sopravvivere così tanto alla propria figlia e concepire poi fatalmente parte del resto della vita con una battaglia per lei? Guardi, è stato straziante la cosa, no? Ma poi alla fine, quando si porta avanti delle libertà e dei diritti fondamentali, veramente va fatto, va fatto. Noi non potevamo, avevamo avuto il privilegio di avere una figlia, un autentico puro sangue, come noi l'avevamo definito. E non, cioè, c'è anche una lettera dell'Eluana, neanche un mese prima del suo incidente, del Natale del 91, che praticamente lei descrive biograficamente dove lei aveva vissuto i suoi 21 anni. E sono delle cose molto, molto forti che noi abbiamo trovato 15 anni dopo. Ma non avevamo bisogno della lettera per sapere chi era l'Eluana, cosa avrebbe voluto l'Eluana in quella situazione. Perché trovare scritto: noi tre formiamo un nucleo molto forte, basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. E poi trovare che lei viveva in una famiglia salda, calda e affettuosa, sulla quale si può sempre contare. E dei grandi valori, come il rispetto verso se stessi e gli altri. Pensi un po' lei, trovarla dopo 15 anni e noi, già dal primo colloquio con il responsabile della rianimazione di Lecco, abbiamo fatto presente la straordinarietà della ragazza, ma non solo per i genitori, perché tutte le persone che hanno avuto a che fare con l'Eluana si chiedevano: ma lo sa l'Eluana di avere questo splendore unico? Cioè, siamo tutti unici, ma veramente si chiedevano sempre questo. Madre Natura gli aveva dato uno splendore veramente eccezionale. Cosa voleva fare da grande Eluana? A lei piaceva viaggiare. Prima si era iscritta a giurisprudenza, poi aveva cambiato facoltà, nasceva una nuova facoltà, perché lei dice: sarò una cavia per tutta la vita, scrive anche questo, perché quando cambia, in un'altra lettera questo, perché cambiava facoltà, aveva iniziato a Lecco il liceo linguistico quando nasceva, a carattere sperimentale, poi si era iscritta a giurisprudenza, poi nasceva alla Cattolica una lingue a carattere turistico-manageriale, si era iscritta, era da pochi mesi iscritta, questa forse era la sua strada, no forse, l'aveva scelta lei, ma anche giurisprudenza aveva scelto lei, ma credo che era la strada sua. Esattamente un anno prima del suo incidente aveva cominciato ad andare a trovare in ospedale un suo amico ricoverato in stato di coma profondo dopo una caduta dalla moto. Già dopo la seconda visita Eluana era andata in chiesa per accendere un cero perché quel ragazzo morisse, così da non soffrire più. Lei stessa, come si legge negli atti giudiziari, lo aveva raccontato a un'amica. Mi ha detto che subito dopo era andata in chiesa, aveva acceso una candela per chiedere per lui la grazia di morire piuttosto che vivere così. Ciò mi aveva colpito, perché Eluana, accendendo la candela, non aveva neppure pensato o accennato di chiedere che Alessandro migliorasse o guarisse. Io ricordo sempre una cosa, Eluana era andata a accendere un cero perché morisse il suo amico Alessandro, perché aveva come soprannome Furia, e quando l'ha visto imbrigliato nei meccanismi della rianimazione, lei ha agito così, perché per lei era Furia, e quindi non bisogna mai dimenticare, e questo l'aveva capito bene Eluana, che in certe situazioni della vita non è la speranza l'ultimo a morire, ma è il morire l'ultima speranza. Englaro, vi siete sempre sentiti all'altezza della sfida di Eluana? Una cosa del genere me l'ha posta mio padre. Mio padre era nato nel 1900 e Eluana, pochi mesi prima che lui morisse, perché è morto nel 1980,
E Luana era venuto a trovare, non era malato lui, perché è stato tutto improvviso alla sua morte. E Luana, siamo andati a Paluzza, nel nostro paese natale, nella in casa, Carnia, in Friuli. Carnia, in Carnia, provincia di Udine, al confine con l'Austria. Siamo l'ultimo paesino della provincia di Udine che confina, fra gli ultimi, che confina con l'Austria. La nostra casa natale è in riva a un fiume, poco distante da un fiume, c'è un greto del fiume. Mio padre ha preso la ragazza, è andato a fare una passeggiata lungo il greto del fiume. E al ritorno, dal momento che aveva dialogato con lei, è rimasto sorpreso da come lei dialogava, dalla freschezza, dalla scioltezza nel parlare e tutto. Al ritorno ci chiese a noi genitori, ma sapete che figli avete? Ne siete all'altezza? Noi abbiamo sorriso perché sapevamo, perché l'avevamo già definito pochi mesi prima un autentico puro sangue della libertà, perché in una disputa familiare, sempre in quel periodo, lei non aveva 10 anni, non si è sentita rispettata abbastanza da noi genitori e ci apostrofò dicendo: cosa credete di c'entrare voi con la mia vita? O la mia dignità, o la mia libertà? Perché lei aveva, sin da ragazzina, sin dalla più tenera età, un concetto della dignità e della libertà molto ben definito, estremo diremmo. E Luana Englaro forse non sarebbe sopravvissuta da subito all'incidente se non le fosse stata praticata nei primi giorni una tracheotomia senza il consenso della sua famiglia, considerato non necessario. I genitori non avrebbero voluto. Era scattato un meccanismo infernale e disumano, ma eravamo sempre più convinti che nella situazione in cui si trovava sarebbe stato giusto rispettare un no grazie e lasciare che la morte giungesse. Luana aveva avuto modo di conoscere nello specifico la situazione nella quale si è venuto a trovare. Sì, sì. Questa è stata la cosa più straordinaria anche, di essersi espressa, perché lei già dai 14 anni col motorino ed altri si era misurata con gli incidenti capitati ai suoi amici. Chiaro, un anno prima del suo incidente, nello specifico proprio del coma profondo e della rianimazione ad oltranza, fino a che punto si può spingere. Quindi aveva percepito questi pericoli. Non avrebbe fatto lei la stessa battaglia se non ci fossero state quelle parole di Luana? No, ma anche senza quelle parole. No, un momento, abbiamo trovato 15 anni dopo, quindi noi siamo partiti dal primo colloquio. Quindi è questo da dire. No, è giusto ricordarlo, appunto, è giusto dirlo. Dal primo colloquio, e lo sa il medico, l'ha sempre riconosciuto questo fatto, perché non si sarebbe mai sognato, perché normalmente tutti gli dicono faccia il possibile. No, noi abbiamo detto che volevamo dialogare, perché la ragazza era straordinaria, non accettava imposizioni, non avrebbe mai concepito che qualcuno potesse disporre della sua vita senza dialogare con lei. E questo è di dire, dal momento che non aveva più voce, dal momento che lei aveva detto che noi tre formiamo questo nucleo, basato sul rispetto e l'aiuto, è chiaro che siamo andati in aiuto e gli abbiamo dato voce. Però abbiamo trovato una situazione culturale, prima nel medico e poi dentro la società, che ci ha detto non c'è niente da dialogare in questa situazione. È l'inizio di una lunghissima battaglia in cui quel corpo di ragazza e poi di donna diventerà, contro la volontà sua e della famiglia, un campo di battaglia legale, etico, istituzionale e politico, fino al massimo livello, governo contro Quirinale, sentenze di magistrati, in tutto sono 16, 4 della Cassazione, decreti e bottiglie d'acqua al Duomo per contrastarle e poi conferenze stampa a Palazzo Chigi e accuse in Parlamento. Senta Englaro, lei in questa lunga esperienza, qualcuno la chiamerà Calvario, Via Crucis, però la lunga esperienza della battaglia per Luana, ha incontrato più volte l'amministrazione, la politica, persone che la capivano, persone che si scontravano con lei, persone che temporeggiavano. Io, seguendo per tanti anni questa vicenda, ho sempre avuto l'impressione che molta parte della politica giocasse una partita diversa, come se la vicenda Englaro fosse una pedina per dire abbiamo ragione noi, abbiamo ragione noi altri su una questione superiore a loro avviso, cioè cosa bisognasse fare del corpo di una ragazza nel momento in cui qualcuno diceva che aveva diritto la sua famiglia a farla finire, qualcun altro no. No, ma il problema è stato questo, la situazione culturale, per il fatto che noi per 4 anni siamo stati come dei randaggi che abbaiavano la luna, non abbiamo trovato interlocutori,
E questo è stato. Quindi per caso noi, sentendo una trasmissione televisiva, abbiamo sentito un neurologo che parlava di quelle migliaia di persone che la medicina, suo malgrado, può portare allo sbocco che ha avuto l'Eluana, come l'ha avuto il suo amico Alessandro, che l'Eluana considerava peggiore della morte. Quindi questa conoscenza, questa consapevolezza la può avere solo chi ci cade dentro e chi crea questa situazione. Noi avevamo percepito questi pericoli, quindi abbiamo trovato il deserto. E poi la via giurisdizionale, è chiaro, per noi era chiaro già nel gennaio del 92 che la rivendicazione era di una libertà e di un diritto fondamentale costituzionale. È quasi banale doverlo dire, perché gliel'ho detto io al medico, anche sempre nei primi colloqui, se l'Eluana era capace di intendere di volere, lui era costretto a dialogare con lei e lei poteva esprimere, poteva dire sì o no, come lo dicevamo noi per lei. E questo è da dire. E quindi e lui mi ha detto, chi ti dà questo diritto? Lui allora, dentro la società e dentro la legalità, ha potuto rispondermi. La mia scienza, la mia coscienza, il mio codice deontologico, il mio giuramento ippocratico e la cultura della vita. E gli ho parlato della cultura della libertà, cioè questo puro sangue della libertà, che sapeva, voleva essere trattata da persona libera e responsabile, quindi in posizioni riguardo alla sua vita non le avrebbe mai concepite né prese in considerazione. Questo sia chiaro. Beppino Englaro non voleva che Eluana continuasse a vivere come una pianta. Aveva cominciato nel 1999, dopo essere stato nominato tutore della figlia, a chiedere ai giudici di interrompere l'alimentazione artificiale, considerata da lui e i suoi legali un accanimento terapeutico. La magistratura respingeva i suoi ricorsi e lui li ripresentava. Nel 2004, dopo una seconda bocciatura in Corte d'Appello a Milano, gli Englaro avevano scritto anche una lettera al Presidente della Repubblica, Ciampi, al Presidente del Consiglio Berlusconi, ai Presidenti delle Camere, Pera e Casini, e al Ministro della Salute, Sirchia. C'era scritto, in un passaggio della lettera, «Il caso ha voluto che la nostra famiglia approfondisse anche il tema della rianimazione senza ripresa di coscienza, dopo giorni e settimane, come pure quello dell'essere tenuti in vita in stato vegetativo permanente». L'orrore di vedere uno dei tre privo di coscienza, tenuto in vita a tutti i costi, invaso in tutto e per tutto da mani altrui anche nelle sfere più intime, non sarebbe stato in alcun modo sopportabile e ammissibile. Eluana ha sempre considerato ciò una barbarie. Questa era la volontà di Eluana e noi genitori volevamo e vogliamo che venga rispettata. Da Palazzo Chigi non arriverà mai alcuna risposta. Negheranno di aver ricevuto la stessa lettera, smentiti da Englaro, che aveva conservato il tagliando della raccomandata spedita a Roma. È la prima volta che ne parla con un politico, con un amministratore, se la ricorda? Politico no, ma però bisogna vedere anche la via giurisdizionale, perché il primo interlocutore è stato il giudice tutelare, che di fronte alla rivendicazione mi ha scritto un si rigetta senza neanche consultarmi. I politici, secondo me, sono venuti nella fase, poi, quando quasi finale, quando c'è stato il decreto del luglio. È lì che loro sono entrati, perché prima erano stati investiti. Io mi ricordo, la prima volta che se ne è parlato in Italia di questo tema è stato il 14 giugno del 2000, perché c'era stato un convegno all'Università Statale di Milano e c'era anche, e ne ha parlato di questo la Repubblica, questo fatto. E lì per la prima volta in Italia si è sentito parlare di questa rivendicazione, di questa libertà, di questo diritto fondamentale, vale a dire no grazie all'offerta terapeutica, lasciate che la morte accada. Perché bisogna far capire alla gente, chiedere di essere lasciati morire non nasce dalla cultura della morte, è l'esatto contrario, dalla cultura della vita. Eluana si era sempre espressa, vita e libertà di vivere. E quello che lei aveva visto nel suo amico Alessandro, che poi è capitato a lei, era una condanna a vivere in una condizione di vita completamente estranea al suo modo di concepire l'esistenza. La vita non ce la diamo noi, ma l'esistenza sì.
quindi da lì forse i politici erano stati invitati, ecco, le istituzioni, ma lì non ho avuto interlocutori, le istituzioni quel giorno erano state investite a dare una risposta, e questo non l'hanno mai fatto nel concreto, non l'hanno mai fatto, solo quando la magistratura ha risposto, la magistratura non poteva non rispondere alla domanda di giustizia della persona. Negli anni successivi il caso continuerà a rimbalzare fra la Corte d'Appello di Milano e la Cassazione senza passi in avanti, fino a quando nel 2007 la Corte Suprema a Roma stabilisce che un giudice può autorizzare l'interruzione di alimentazione e idratazione quando è provato lo stato irreversibile del paziente e la sua volontà contraria al proseguimento delle cure. I magistrati milanesi nell'estate del 2008 accolgono la richiesta di Englaro. Veramente, Eluana è un grande caso costituzionale, ci vuole una squadra di addetti ai lavori non indifferente, e questo è stato nella vicenda di Eluana. Io ho fatto la mia parte, ma senza, diciamo, questa squadra di legali, di medici, di giuristi di alto livello non saremmo mai arrivati a portare fino in fondo uno dei più grandi casi costituzionali italiani. Alla fine di 60 pagine, fra diritto, testimonianze della vita di Eluana da parte delle sue amiche e Ippocrate, finalmente un giudice concede l'autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di Eluana, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino nasogastrico. Il decreto della Corte d'Appello resiste anche a un nuovo passaggio in Cassazione. Sembra finita, invece Eluana non può ancora morire. Ecco, la fatica che la vicenda Eluana ha incontrato, diciamo, o gli ostacoli che loro hanno messo in atto nell'evoluzione culturale e anche parlamentare nell'affrontare questi temi. Se nella vicenda di Eluana, investiti già nel 2000, non avevano sortito niente, poi anche una volta che l'Eluana non c'era più, avevano promesso una legge in tempi rapidissimi di settimane e di mesi, e ci sono voluti, grazie al cielo però ci siamo arrivati, ci sono voluti 8 anni per arrivare a questa legge, la dice tutta. Forse la classe politica non è pronta, diciamo, ad affrontare i temi politici, diciamo quelli forti, che credo che interessano alla gente, come questo dell'autodeterminazione, che, un momento, io sottolineo sempre, attenzione, che questo era un diritto già nel 1992, abbiamo teso 26 anni, per trovare nero su bianco che l'autodeterminazione terapeutica non poteva incontrare un limite, anche se ne conseguiva la morte, e che non aveva niente a che vedere con l'eutanasia, ho dovuto attendere 15 anni e 9 mesi, 5.750 giorni, quando una famiglia già pensava che fosse, diciamo, naturale questa rivendicazione, o il capire che c'era, che l'Eluana aveva questo diritto già nel gennaio del 92. Il caso ormai è da anni su tutte le cronache nazionali. La questione da giudiziaria è diventata da tempo politica. Camera e Senato muovono un conflitto di attribuzione. La Consulta viene investita della vicenda. Peccato che ieri e stamattina per la manovra finanziaria era molto sguarnita invece l'Aula. E i banchi del Governo. Si chiama potere della Chiesa, si chiama clericalismo il vostro. La Consulta non cambierà quanto già stato stabilito. Englaro allora vorrebbe procedere al nulla osta della magistratura. Chiede alla Regione Lombardia di indicare una struttura dove mettere in pratica quanto deciso dai giudici.
da Palazzo Pirelli gli dicono che non si può fare, l'autorizzazione viene negata. Qui si sta giocando qualche cosa di decisivo riguardo all'identità stessa del nostro paese. Cioè, qui si sta affrontando un tema se sia lecito o non lecito dare morte ad una persona che si trova in un carattere, in una condizione certamente non comune, ma che è pienamente persona, che ha mantenuto i caratteri originari, è lei. La Regione Lombardia, per il suo diniego, verrà condannata dalla giustizia amministrativa a pagare 132.000 euro come risarcimento. Peppino Englaro allora cerca una clinica o un ospedale dove poter eseguire la sentenza dei magistrati fuori dalla Lombardia. La Toscana, dove forse c'era la disponibilità, si tira indietro. Nessuno appare disposto. Il 12 ottobre 2008 sembra che la fine debba compiersi da sola. Eluana ha un'emorragia, il padre corre al suo capezzale, le suore della clinica Beato Luigi Talamoni di Lecco, dove la donna è ricoverata da anni, pregano vicino a lei. Hanno chiesto a Beppino di lasciare Eluana a loro. Se c'è chi la considera morta, lasci che Eluana resti con noi, che la sentiamo viva. Englaro in un'intervista le ringrazierà per le loro cure amorevoli, ma aggiungerà: erano state un po' crudeli con Eluana e con sua madre, e io invece dovevo difendere mia figlia e mia moglie. Dissi loro: vi sarò grato per tutto, ma ricordatevi che non avrò mai il minimo dubbio nel dire no grazie alla vostra offerta. Le suore lo sapevano da 9 anni che le loro cure erano in contrasto con la volontà di Eluana. Eluana sopravvive alla crisi e all'emorragia. Le suore ormai sono rassegnate, la Cassazione ha risposto all'ultimo ricorso della Procura Generale di Milano che Beppino può andare avanti con la sua volontà. Il Vaticano avverte col Cardinal Javier Lozano Barragán, presidente del Consiglio Pontificio della Salute. È una cosa mostruosa, privarla dell'alimentazione significa ammazzarla. È il novembre del 2008. Ma non c'è dubbio che in quegli anni, in quei mesi e soprattutto in quei giorni finali il vento del Vaticano abbia spirato forte. Esattamente, ma già prima io ricordo sempre una tavola rotonda fatta da Micromega dove c'era Stefano Rodotà, Barragán, che era allora il ministro della salute, e c'era Marino, Ignazio Marino, e c'ero io, dove Barragán dice, proprio mi accusò dell'assassino. Veramente, veramente, però aveva simpatia, però è strano che uno come lei, il ministro, abbia simpatia per un assassino, proprio questo è gli atti, ed è proprio, era una tavola rotonda del genere. Anche lì vede i convincimenti della Chiesa, io ho il massimo rispetto per i convincimenti religiosi di chi che sia. Ecco, ma misurandomi sul nostro metro, perché avevamo una posizione unica, davamo per scontato che loro ci capissero. Ma io dico sempre, le situazioni culturali, le evoluzioni culturali hanno i loro tempi. Era il paese che non era preparato ad accettare la scelta che avrebbe fatto l'Eluana. Perché la scelta dell'Eluana era semplice, sarebbe stata semplice. Un no grazie. A dicembre interviene il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, emana un atto di indirizzo che vieta di interrompere l'alimentazione artificiale ai pazienti ricoverati in tutte le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o che siano convenzionate con lo stesso. Sacconi verrà indagato dalla Procura di Roma per violenza privata dopo una denuncia dei radicali. Anche un anno dopo la morte di Eluana dirà di non essersi pentito. Ci insegna che noi dobbiamo assolutamente riconoscere il valore della vita. E io porto un messaggio del Presidente del Consiglio alle suore misericordine, un messaggio nel quale il Presidente del Consiglio le ringrazia per il loro esempio di amore e di carità. Loris Fortuna. Vuol dire il divorzio alla fine degli anni 60, dal 70 in poi e poi il referendum a metà degli anni 70. Poi c'è stato anche l'aborto. Nella Prima Repubblica le battaglie civili sono arrivate fino in porto e resistevano già allora la Chiesa, i conservatori, addirittura il partito più importante era il Partito dei Cattolici, la Democrazia Cristiana. Perché nel 2009 ancora così forte invece era il vento
che si opponeva a un'affermazione la più radicale in questi casi, non so usare altri termini, di diritti umani e civili? Secondo me è perché non so darle la risposta, diciamo, perché tutti siamo intrisi di cattolicesimo, prima cosa, no? Poi non sanno, hanno paura di chi è diverso in questo caso, chi è così avanti. Loro non sanno chi cos'è avanti, fa paura. Cioè, il tema universale della vita e della morte fa paura a tutti. E quando trovano uno così avanti, e così, diciamo, io sto parlando sempre dando voce all'Eluana, che ritiene invece la cosa più... Non ha paura, non ha il tabù della morte, ma cioè negare, secondo me, queste libertà e questi diritti fondamentali costituzionali, veramente... In Friuli la sanità è un servizio regionale, lì Eluana potrebbe morire malgrado la direttiva di Sacconi, ma la clinica Città di Udine, dopo l'atto del ministro, blocca il trasferimento da Lecco, vuole valutare bene le conseguenze. La casa di riposo La Quiete di Udine allora offre la sua disponibilità ad accogliere Eluana. Lei ci arriva il 3 febbraio 2009. 3 giorni più tardi viene iniziato il protocollo per l'interruzione dell'alimentazione e della idratazione assistita. Quella decisione, quei giorni, lei li avrà rivissuti tante volte, poi purtroppo l'informazione costringe a ripetere anche per gli altri, ma per se stesso, lei intanto ricorda, sogna, quel lungo tunnel che poi porta a quella clinica e all'atto finale, le è capitato di riviverlo in qualche modo, tra sogno e ricordo diretto, e necessità di ricordare? Sogno o no. È qualcosa che... Sogno no, ma ricordo diretto sì, quei viaggi... Ricordi le per codine, se stesso? Sì, veramente, l'ambulanza e tutte queste cose, e veramente tutte le sceneggiate, ecco, queste non le dimenticherò mai. Senta, ecco, in quel ricordo cosa c'è? La necessità di portare a termine una missione, e succedeva di dover vivere un'incredibile corsa contro il tempo, ecco. Per, mi scusi se la dico in questi termini, corsa contro il tempo è la stessa locuzione che usavano coloro che non volevano che si staccasse la spina. E proprio la questo... sua è stata la corsa contro il tempo opposta. Esattamente, esattamente, veramente, è proprio così, una corsa contro il tempo, veramente, perché loro le hanno provate tutte, noi potevamo solo reagire a tutto quello che loro mettevano in atto, veramente, veramente, è stato tremendo, non mi sarei mai sognato che veramente arrivassero a certi livelli, come è arrivato in questo caso Berlusconi, Sacconi, Formigoni, veramente, il peggio del peggio, secondo me, si sono espressi veramente, non me lo sarei mai sognato, infatti, veramente. Forse loro, perché è chiaro, oggi l'opinione pubblica è ben informata ed è veramente, ha capito benissimo che era una rivendicazione, diciamo, che doveva essere fatta, ed è, ecco, quello, attraverso questa squadra è stata fatta nel modo dovuto, perché io ho sempre detto, la vera libertà è solo dentro la società, quindi loro gli hanno offerto le migliori cure all'Eluana. Quindi questo io lo dovevo riconoscere. Questo era il loro convincimento. Ma in questo caso, prima di tutto Eluana, ma poi la madre, soprattutto la madre, che Eluana clinicamente forse non ha mai avvertito niente. Chiaro, la medicina non è una scienza esatta così. Ma la madre, vedere una madre consumarsi, come si è consumata mia moglie, veramente, è straziante, veramente una cosa del genere. Sul caso Englaro è scontro ai vertici dello Stato, nonostante i dubbi del Quirinale, il governo vara un decreto che vieta lo stop all'alimentazione forzata della donna in coma da 17 anni. Napolitano non lo firma, è incostituzionale. Fini plaude con il PD, la Chiesa critica il Colle, Berlusconi riunisce il governo per preparare un disegno di legge. Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, appena un mese prima, nella conferenza stampa di fine anno, aveva detto
non sono stato messo al corrente dell'iniziativa di Sacconi e in questi casi io ho sempre pensato che non debba essere l'esecutivo che se ne fa carico. I sondaggi sono favorevoli alla fine di Eluana e a Beppino Englaro, ma improvvisamente Berlusconi cambia parere, decide di cavalcare le istanze dell'elettorato cattolico e sulla vita e la morte di Eluana apre lo scontro col Quirinale e Napolitano. Telegiornale che si apre con lo scontro istituzionale sulla vicenda Englaro. Il Consiglio dei Ministri vara un decreto che ordina di proseguire l'alimentazione, ma il Capo dello Stato rifiuta la firma, è un provvedimento anticostituzionale. Sono sconvolto, è un tormento senza fine, non riesco neppure a pensare, preferisco continuare a restare nel silenzio. Questo l'unico commento di Beppino Englaro, il padre di Eluana. E tra poco comincerà un nuovo Consiglio dei Ministri la vicenda e le servizie di Alessandra Sardone. Sono passate da poco le 16.30 quando una nota del Quirinale informa che Giorgio Napolitano non ha firmato il decreto del governo che vieta di sospendere l'alimentazione di Eluana Englaro. Con rammarico è scritto perché per il capo dello Stato quel decreto era incostituzionale, non si doveva fare. E il governo Berlusconi all'unanimità ha invece deciso di vararlo. Quella parola del capo dello Stato, rammarico apparentemente moderata, certifica uno scontro istituzionale senza precedenti. Presidente del Consiglio all'attacco del Presidente della Repubblica, prima con la cosiddetta moral suasion, poi nero su bianco in una lettera arrivata questa mattina sul tavolo del Consiglio dei Ministri, Napolitano aveva spiegato i suoi dubbi. Inappropriato lo strumento decreto in questa materia, anche perché emesso in un procedimento non impugnabile, ma Berlusconi è deciso allo strappo. Abbiamo quindi deciso all'unanimità di varare questo decreto legge e di affermare con forza che il giudizio sulla necessità e sull'urgenza è assegnato dalla Costituzione alla responsabilità del governo. Napolitano elenca i precedenti, ma Berlusconi contesta la legittimità. Non potevamo accettare il no preventivo del Colle, scandisce, e non si ferma qui. Difende la decretazione d'urgenza, strumento fondamentale del governo, scandisce in conferenza stampa. Poi minaccia dimissioni e di tornare dal popolo. L'argomento di questa prova di forza istituzionale è l'emergenza, la necessità di salvare una persona viva. È uno scontro istituzionale mai visto prima. Berlusconi si è visto rimandare indietro a Palazzo Chigi il decreto da Napolitano. Così tenta l'ultimo strappo, un disegno di legge da approvare subito alle Camere con la massima urgenza e a tappe forzate per poter riprendere l'alimentazione di Eluana. Per evitare la morte di una persona che è in pericolo di vita e che non è in morte cerebrale, ma è una persona che respira in modo autonomo, una persona viva, le cui cellule cerebrali sono vive e mandano anche segnali elettrici, una persona che potrebbe anche, in ipotesi, generare un figlio, in uno stato vegetativo che potrebbe variare, come diverse volte si è visto. Englaro, c'è stato un momento in cui forse si è capito quanto si poteva essere lontani, nel momento in cui ci fu il famoso conflitto istituzionale tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. E ancora dopo il veto di Napolitano, Berlusconi usò delle parole fortissime, fortissime, probabilmente per lei le più sbagliate possibili, ma fortissime sul tema che Eluana era ancora viva, poteva addirittura generare un figlio, lei ricorda quelle parole pronunciate nella sala stampa di Palazzo Chigi dal capo operativo del governo italiano, dal capo operativo dell'Italia di allora, la massima autorità esecutiva, che voleva, trasformando un decreto in legge urgente, cioè cercando comunque di imporre quella legge, voleva impedirle di fare quello che aveva promesso a se stesso, a Eluana, quello che Eluana voleva. Guardi, lui o non si rendeva conto di quello che diceva, o era stato anche mal consigliato, perché veramente ha detto delle cose completamente fuori dalla realtà della situazione clinica dell'Eluana, completamente fuori, al di fuori di tutto. E quindi lì tutta la gente mi ha sempre detto: come hai fatto a sopportare una cosa del genere? Ma io ho sempre detto: possono dire quello che vogliono, quando io ho la coscienza a posto, veramente. Qualcuno gliel'ha detta in faccia quelle cose? Lei le ha viste in televisione, quelle frasi dei leader politici, non solo Berlusconi, a onor del vero. A qualcuno le ha
usato quegli argomenti parlando direttamente con lei, contestando lei, dicendole no, non si può fare perché? No, no, veramente. Non si sono mai misurati. Io non ho nessun problema di misurarmi su questi temi, con chi che sia, anche con posizioni diametralmente opposte. Eppure in tutti gli anni della sua battaglia nessuno le è venuto a viso aperto a dire quelle cose? No, no. Lei ha mai provato a chiedere un dialogo diretto con Berlusconi, con altri? Noi, ecco, l'avevamo detto, sì, l'avevamo chiesto, ma lui non ci ha preso in considerazione. Attraverso il presidente della... noi avevamo invitato, ecco, praticamente, avevamo invitato Berlusconi, che in quel periodo era l'inaugurazione della variante di Mestre, di venire a rendersi conto di com'era la situazione dell'Eluana, veramente. E questo lui non l'ha fatto. Quindi l'avevamo invitato veramente. Venga! E così ha un'idea veramente di cosa sia, perché ci sono stati anche dei politici illuminati che mi hanno aiutato nella fase finale, che erano nel PDL. Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, era nel suo partito e gli aveva detto, perché era venuto lui a Lecco, Renzo Tondo era venuto a Lecco a vedere Luana, gli aveva parlato di questa situazione. Non parliamone poi di Ferruccio Saro, anche lui, vecchi libertari come lei, ecco, eh? Adesso la parola socialista non piace più, però erano dei socialisti per la libertà, no? Sì, no, ma a me piace la parola socialista, vengo da una famiglia con queste radici, e non, anzi, sono orgoglioso, veramente, dei valori e degli ideali. Buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Allora, questa mattina naturalmente la settimana si apre con la vicenda di Eluana Englaro in prima pagina, e non solo in prima pagina, per esempio su Repubblica, per trovare altre questioni bisogna arrivare, se abbiamo contato bene, a pagina 10. Lunedì 9 febbraio 2009 è una delle giornate più drammatiche e convulse degli ultimi 20 anni di storia repubblicana. La violenza dello scontro ha coinvolto le istituzioni al massimo livello e ha spaccato il paese, si legge in un editoriale sulla prima pagina del Corriere della Sera. A Udine, Eluana sta morendo. A Roma, il Senato si riunisce in una corsa contro il tempo per approvare la legge e riattaccare alla donna il sondino dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale. Al Senato inizia il tour de force che il governo ha inteso scegliere. Oggi la legge approda al Senato ma sfuma l'approvazione lampo, è il titolo che troviamo sulla pagina 3 di Repubblica. Aspettate la legge o è omicidio, titola in prima pagina La Stampa. Il giornale, nessuno ferma l'orrore. Ed Eluana sarebbe un povero vegetale? Commenta Il Foglio. Il direttore Giuliano Ferrara pochi mesi prima ha organizzato una manifestazione in piazza al Duomo portando bottigliette d'acqua e preghiere per Eluana. Naturalmente c'è il dibattito non solo fra le forze politiche ma anche fra istituzioni e addirittura stati, la questione dei rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano. La domenica Papa Benedetto all'Angelus ha parlato di guarigioni miracolose. Nonostante che la malattia faccia parte dell'esperienza umana, ad essa non riusciamo ad abituarci, non solo perché a volte diventa veramente pesante e grave, ma essenzialmente perché siamo fatti per la vita completa. Il Cardinal Bertone, dopo l'Angelus, ha dovuto telefonare a Napolitano per assicurargli, come si legge in una nota, che non c'è alcuna interferenza da parte della Santa Sede. La notizia sta facendo il giro del mondo. Sul Corriere della Sera si legge un'intervista al grande scrittore americano Jonathan Franzen, che aveva perso il padre dopo una lunga agonia dovuta all'Alzheimer. Da noi i repubblicani furono castigati per aver violato la tragedia privata di Terry Schiavo e più tardi persero le elezioni. Forse l'Italia farà lo stesso col suo governo, avverte lo scrittore. Che ricordo a Beppino Englaro di quel 9 febbraio, di quel giorno? Lei si rendeva conto che stava succedendo tutto? No, è stato improvviso, nessuno si attendeva
che improvvisamente succedesse quello che è successo, che le cose precipitassero. E l'hanno scoperto poi quando hanno fatto l'autopsia del cervello e dei polmoni e di queste cose. Perché le cose sono precipitate in quella maniera? Ma è come se in un intreccio il destino avesse dato a tutti appuntamento in quella giornata, che era anche la giornata dell'odio parlamentare, la giornata delle grandi aspettative, della corsa contro il tempo e anche la giornata finale dell'orologio biologico e anche un po' medico di Eluana. In quel momento, quando è successo, che cosa le è passato davanti? Veramente, tutto. Mi sembrava che mi scoppiasse la testa, veramente. E come dico io, con la distanza di adesso, le coincidenze programmate della sorte hanno virato nel modo giusto. È stato anche liberatorio? Questo solamente liberatorio. Solamente liberatorio. Solamente. Ha sentito in quel momento di averle reso giustizia? Decisamente. Di avere vinto la battaglia per Luana? No, il puro sangue tornava libero. La sera del 9 febbraio 2009, alle 20:10, mentre il Parlamento discute, Luana muore nella clinica di Udine. L'agenzia ANSA batte la notizia un quarto d'ora più tardi. Quella sera nel palazzo morì anche la Pietà, ha scritto l'Espresso in un editoriale. E non vorrei con questa affermazione essere in qualche modo... Non vorrei, adesso mi giunge una notizia triste rispetto alla quale non posso far altro che interrompere il mio intervento, non lo concludo perché, no per carità, io penso che le nostre considerazioni ormai sono superate purtroppo dalla tragica attualità. Mi diceva il collega che la povera Eluana è andata via, ecco, rispetto a questo io non ho altre considerazioni da fare. E con grande rammarico, comunque, con grande tristezza, chiudo il mio intervento. Un attimo. Ho capito, ho detto un attimo. Allora... È giunta un'agenzia, non so se vuole parlare con quello, c'è una notizia di agenzia che dice che Luana è morta. Silenzio, per favore. Per favore. Non mi pare che sia il modo migliore. Non mi pare. Hai dato la notizia e poi non ho cominciato. Ho dato la notizia che è arrivata. Colleghi, questo è il modo di ricordare. Colleghi, non mi pare sia questo il modo per. Non mi pare, colleghi, questo è il modo per onorare la memoria della povera Eluana. Io non voglio che passi che è successo un incidente. Noi dobbiamo considerare che dietro le scelte politiche ci sono delle persone umane, ci sta il sangue, i nervi, le speranze di persone in carne ed ossa. E in questi giorni tutti hanno assunto delle decisioni politiche e queste decisioni politiche hanno avuto delle responsabilità. Eluana non è morta, Eluana è stata ammazzata e per quel che ci riguarda lo diciamo noi, non ci stiamo. Senatore Quagliariello.
Colleghi. Colleghi, ha chiesto di parlare la senatrice Finocchiaro, ne ha il pieno diritto. Presidente, viene compiuto sulla morte di Eluana l'ennesimo atto di sciacallaggio politico. Sì. Ministro Sacconi, io ho apprezzato le sue parole, ma non posso apprezzare quelle del senatore Quagliariello. La straordinaria, bieca e volgare strumentalità con la quale il centrodestra e il presidente Berlusconi in prima persona ha affrontato presidente questa questione ricade nel momento più triste. Credevo che le parole del ministro Sacconi avessero aperto quest'aula all'umanità del dolore, oltre che a quello colleghi della responsabilità. Mi sono dovuta ricredere. Sto parlando con grande rispetto perché io sono una persona responsabile, cari colleghi del Senato, una persona che difende la vita nel Senato della Repubblica, che è contro il cinismo e che rispetta la prima carica dello Stato e anche la vita dell'ultimo cittadino che giace in un ospedale rischiando di morire. Senta Englaro, lei ha parlato in termini giustificatamente duri dal suo punto di vista di chi governava il paese in quel momento. Lei non ha vissuto in quelle ore, perché aveva ben altro da fare, quel dibattito parlamentare dell'ultima ora. Sì. Però le sarà capitato di rivederlo. Sì, sì. Ne ha tratto l'impressione che la politica in quel momento facesse una battaglia che la riguardava o che non la riguardava? Che riguardava loro, chi aveva più muscoli, oppure era una battaglia di civiltà? No, riguardava solo loro. Loro non sapevano niente. Che cos'è la civiltà in questo caso, veramente? No, spero si siano resi conto strada facendo. Perché veramente, più che di agire dentro la legalità, perché come l'ho già detto, la vera libertà è solo dentro la società e dentro la legalità, e questo è da dire, che loro ostacolare delle rivendicazioni, diciamo, fondamentali, costituzionali veramente, è il colmo del colmo, sollevare un conflitto di interessi come è stato sollevato dai due rami del Parlamento, veramente, è il massimo del genere, perché cosa deve fare un cittadino più che agire, come ho già detto sempre, in quella maniera, e loro ostacolare in questo modo, quindi la battaglia era loro. Perché era troppo evidente, infatti la gente comune era veramente, non si capacitava che loro potessero essere a quel livello, di muoversi in quella maniera, tra la contro gente, il cittadino, lì, contro il cittadino. In quel periodo e poi dopo, la gente normale, quella sì, che non ha un nome conosciuto, una sì, faccia conosciuta, cosa le ha detto? Sono sempre stati tutti solidali con lei? Guardi, io non, sempre, tuttora, lei sono passati anche 10 anni, io trovo delle persone tuttora che mi salutano, di tutte le età, che mi dicono grazie anche per noi. Senta Englaro, non c'è nessuno dei politici di 10 anni fa che nel corso di questi anni l'ha avvicinata o l'ha incontrata fortuitamente e ha detto sì, mi sbagliavo, mi scusi? No, no, no. E non perché secondo lei? Bisognerebbe chiederlo a loro. I funerali di Eluana vengono celebrati nel paese natale del padre, a Paluzza, in Alta Carnia, il 12 febbraio 2009. Beppino Englaro e sua moglie, che morirà nel 2015, malata da anni, decidono di non partecipare alle esequie. Senta, poi c'è il funerale, ma lei non c'è al funerale. No, è stata una decisione, io ho voluto rimanere con mia moglie perché era gravemente ammalata, ho preferito questo, ma lì c'è stata veramente la civiltà di un paesino di montagna, veramente rilevante, è stato toccante tutto, non ne parliamo poi dell'omelia di Don Tarcisio Puntel, che è stata anche questa riportata da tutti i giornali. Veramente anche un paesino può dare l'esempio di civiltà, nessun applauso, niente, niente, silenzio e commozione, veramente una cosa che ha toccato tutti, molto molto bella.
e con sua moglie in quel giorno terrificante. Cioè, lei aveva scelto di stare con accanto a mia moglie, sì. Accanto. Noi abbiamo visto passare il funerale. E cosa? E vi siete parlati o vi siete solo guardati? Non potevo... Scusi se entro nella... perché poi sua moglie stava veramente in una situazione molto difficile. No, ci siamo solo guardati, è stato accanto, veramente. E quello che è stato, che ci ha commosso tutto, ecco, il suono delle campane. Veramente. Però il suono delle campane è la cosa più cristiana che ci sia. Ma sa, guardi una cosa, da piccoli... Siamo intrisi, come l'ho già detto, però no, le campane non erano una liberazione. I tocchi delle campane, veramente. Quelle li abbiamo avvertiti, non, veramente. I tocchi delle campane. Senta. Guardi, mi è venuto spontaneo di dirlo, veramente. Ecco, questo veramente. Perché il nostro cimitero è su un colle, allora questi tocchi... facevano capire come andava il funerale, a che punto era, dove si avviava, se aveva raggiunto la chiesa. È un funerale di riconciliazione asciutto come queste montagne dopo tutte le risse di questi giorni. Bentornata a Eluana, nella terra di tuo padre, oggi chiniamo il capo. Accoglie così la salma Don Tarcisio Puntel, il vecchio parroco, con l'aria saggia del montanaro. Dietro al feretro c'è lo zio, Armando. Beppino Englaro e sua moglie Sati hanno rinunciato a venire alla cerimonia e non si capisce se è una scelta per sottrarsi alla pressione mediatica o una rottura con la Chiesa che voleva tenere in vita Eluana, ma che stavolta, diversamente da come accadde per Pier Giorgio Welby, ha dato il suo consenso a esequie religiose. Non ci sono motivi per dire di no al funerale di Eluana. Non sono riuscito a trovare motivi e quindi non sarò io a giudicare. Io dico sempre, lasciamo che sia lui a dare l'ultimo giudizio. Il funerale, l'ho giudicato in tanti, Il funerale non è un giudizio sul defunto, non è un giudizio sulle persone, è un funerale. La cerimonia non è privata. La gente di Paluzza, 2500 anime sparse fra le montagne della Carnia, comincia a salire alla chiesa di San Daniele già un'ora prima del funerale. 500 persone, pochi pianti e pochi fiori, molta polizia, in chiesa anche gli artificieri, ma basta poco per capire che oggi non è né giorno né luogo per ultrà. Mandi, che in dialetto friulano sta per ciao, saluta alla fine il sacerdote. Mandi e Luana, dice, resta in Dio. La sua provenienza, le sue radici territoriali, il Friuli di padre Turoldo e di Loris Fortuna contemporaneamente, terra che in qualche modo su questi temi di libertà non fa un passo indietro. Davvero, sono due personaggi a me molto cari e soprattutto, ecco, padre Turoldo era di Sedegliano in Udine, Loris Fortuna era nato lì, veramente veniva da Brescia, mi sembra un paesino del Brescia, ma era nato poi e cresciuto lì. Io lo devo alle mie radici, alla mia terra, diciamo di essere stato temprato sin da ragazzino, di misurarmi con le cose più estreme, perché per me è stato veramente la cosa più normale del mondo combattere come era giusto portare avanti, perché io ho sempre detto, da buon carnico, posso avere il mondo contro, ma non posso avere Beppino Englaro contro, non posso avere contro me stesso, lì mi sarei uscito sconfitto il non farlo, però torno sempre al discorso della coscienza, ho fatto tutto quello che poteva fare, ecco, qui torno il carnico, il capofamiglia doveva proteggere tanto la figlia che la moglie nel modo migliore che lui era capace. Credo di averlo fatto tanto per mia figlia quanto per mia moglie. Ci conosciamo da tanti anni. Lei dà l'idea di essere un uomo che ha fatto della consapevolezza di quella battaglia laica, chiamiamola così, un po' l'ispirazione del suo secondo percorso di vita. Come dire, questo lo devo a Eluana, a me stesso, alla terra che mi ha generato, probabilmente allo spirito libero che è un po' così, ha un po' condizionato, è stata un po' la cosa più importante della seconda parte della vita di Beppino. Decisamente, ma soprattutto noi non dobbiamo dimenticare la mamma,
che è stata veramente un'espressione d'amore veramente unica, perché non si è mai staccata. Lei già prima viveva in simbiosi con la figlia, non si è potuta staccare dalla figlia e si è consumata come una candela. La suora, che era la caposala nella struttura sanitaria dove lei ha passato gli ultimi anni della sua vita, ha sempre detto che ha imparato tutto dalla mamma, come aver cura della ragazza, pensi un po' lei, veramente. E lo dovevo anche a lei, perché lei si è proprio chiusa in se stessa e non riusciva a concepire come noi, cioè non siamo mai riusciti a concepire che gli altri non capissero che poteva esistere una ragazza, cioè chi non l'ha conosciuta non può concepire che della straordinarietà di questa ragazza. Una sua amica aveva riferito ai magistrati in udienza. Voleva fare una professione che le consentisse di viaggiare. La sua indipendenza non le consentiva di essere inquadrata nelle regole, ad esempio a scuola. Eluana dava un valore molto profondo alla vita, che però secondo lei doveva essere vissuta fino in fondo. Non avrebbe mai accettato una vita con limitazioni sia di tipo fisico che mentale. Una tragedia nella tragedia, perché la tragedia è stata quella di perdere Eluana, ma vivere poi una tragedia nella tragedia, non vedere rispettata l'Eluana per i suoi convincimenti culturali, etici e filosofici della ragazza, veramente, non era stato di una violenza inaudita. Un'altra amica aveva raccontato alla corte cosa accadeva durante le visite in clinica. Ogni volta che doveva essere mossa bisognava usare un paranco, cioè un'imbracatura. Ho pensato che ciò non fosse dignitoso, soprattutto per Eluana, che avrebbe spaccato il mondo e non avrebbe mai accettato una situazione del genere. Beppino Englaro nel suo libro ha paragonato la prigionia del corpo di Eluana a quella di Nelson Mandela in Sudafrica. Ritengo che a suo modo anche Eluana sia stata una prigioniera condannata a vivere in nome di principi a lei del tutto estranei e che la nostra famiglia abbia pagato un prezzo altissimo per le lungaggini della burocrazia e la cecità di certa politica. Mi auguro che il diritto all'autodeterminazione sulla scia del lavoro di questi anni si completi e diventi effettivo. Oggi lo dico da papà, lo dicono in tanti, anche dei politici, ma qui non voglio minimamente mettere in discussione il diritto di chiunque di usare questa locuzione. Lei oggi da papà cosa dice rispetto alla necessità di fare nuove leggi, rispetto alle aspettative di aiuto alle famiglie di chi vive un dramma come quello di Eluana? Per me, noi abbiamo una Costituzione veramente che rispetta la, qui uso la parola, la sacralità della persona, veramente. Abbiamo una Costituzione di questo livello, una legge, diciamo, cardine, una legge cardine di questo. Quindi se hanno la possibilità, dopo questa vicenda, di rivendicare queste libertà e questi diritti fondamentali, sta in loro, abbiamo anche una legge adesso, quindi sta in loro, l'approfondimento sta, noi l'avevamo già fatto, non eravamo impreparati a questa situazione, quindi non ho nessun consiglio da dare, solamente di dire, guardate, io ho trovato il deserto. Due mesi prima della fine il poeta Guido Ceronetti aveva dedicato a Eluana la ballata dell'angelo ferito, una poesia che ricostruiva il calvario della donna strattonata fra medicina, legge, religione e istituzioni. Si legge: urlate, 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 sono priva di morte e orfana di vita. È più il tempo che non c'è più che il tempo che ha vissuto Eluana come persona in grado di vivere appieno, di parlare, di ridere, di ascoltare. Quando lei pensa a Eluana, sì, pensa a Eluana distesa come l'ha dovuta vedere per tante volte o pensa a no, quell'altra? Io la penso solo che lei aveva un sorriso radiosissimo, folgorante. Quindi per me l'Eluana è il suo sorriso. È quando così, entrava in casa. E così per noi. Grazie. Grazie. Grazie.